So, questions? Oh, io l'altra volta lo fate, si faccia avanti qualcun altro, se no lo faccio io di nuovo. Shidara, mi senti Shidara? Sì, ti sento. Allora, Upasana, in accordo alle scritture, significa mantenere nella mente un certo oggetto di meditazione. Listen you also, because not all Italians are there. Italian either. Puoi ripetere per favore? Sì, Upasana, in accordo alle scritture, significa mantenere nella mente un certo oggetto di meditazione. Sì, say Upasana in the scripture is explained to be when worship of a specific object. Con tale determinazione che nessun altro pensiero può entrare. That is so strong that not any other thought can come in. That is like real person. Right. Believe. Come si può arrivare a questo? Che consigli mi può dare? If you can give any advice on this point. Radha Mohan Upasana, when you fix in Radha, Sadeva, in Radha Mohan, allora qualsiasi cosa ti succede. Walking, you're taking prasada is all Upasana. Quando cammini, quando prendi prasada, quando riposi, tutto ciò diventa Upasana. It is Upasana because your Ishta Devi Upasana. Quando studi, tutto ciò è Upasana perché la tua Ishta Deva è fissa. Upasana significa che qualsiasi cosa faccio, la faccio per riferire all'Ishta Deva. You are the goal for me, and what I do, my behavior only for you. Voi siete l'obiettivo per me, quindi il mio comportamento, ogni cosa che faccio, la faccio per voi. Io non devio mai da questo pensiero, da questa meditazione. E lei fa tutto ciò che è necessario per Gopal. So she don't know that what she is doing, but all is for service. Tutte le sue parole sono per il servizio a Gopal, quindi quelli stadeva. Is a Vatsalya. Nel suo caso è il Vatsalya. Somebody is Ishta Deva, is Radhika, so this she wants to be Manjari. Lui Kali come Ishta Deva Radhika vorrà essere una Manjari. Or Shakti. Chi? Oppure una Sakhi, anche una Sakhi. In Gopi Bhav. In Gopi Bhav. Essa Gopi nel Gopi Bhav. That is Upasana. E quella è l'Upasana. Right. È giusto? Read again the scripture.
Poi hai apportato in mano questo passo che hai spiegato prima dell'Upasana, di questa definizione, per leggerlo? No, questo è di, sì, di Ananta Das Baba, è un commento, però no, non ce l'ho. Ce l'ho scritto, siccome mi ho preso degli appunti. This is Anandas Babaji say he has just some note he has taken, but he has not, like, he doesn't. Sicuramente Vilas Kusumanjali, però non mi ricordo il verso. Però sono in continuazione. Ma sai che è un problema? Sì. No, no, ma da Guru da questi ultimi giorni non c'era connessione. Infatti non c'era. Una stanza di lui. Quindi lui cosa gli hai chiesto? Di scrivere in più? Ma è proprio pure da me, non c'è senso. Non c'è fatto, mi sono sentito adesso. Se non ci mette internet, Stefano, che sono sempre ma nemmeno non sentiva nemmeno la lezione che facevano giù nel basso. Lui ha detto, Gurudeva, ha detto soltanto sentite adesso? Adesso sì. Sì, in questo adesso momento sì. Sì, prima no. Ok. And try like that. Yeah. Okay, read again. Yeah. Leggi ancora. Non ce l'ho. Digli, leggi quello che scrivi. Ecco questo qua. Ma è un'altra cosa. Allora, non c'ho, siccome questo passo l'avevo scritto su un quaderno e non mi ricordo qual era il verso. Però io qui, magari c'è Suniti o Jayananda che se lo ricordano, loro si ricordano tutto.
is written in somewhere, but he doesn't remember much. Means he is not the he just remember. He doesn't remember where he wrote. But he, maybe someone else, someone other devotee, Jayananda Suniti, they remember exactly. This. Gurudev dice, non c'è problema, va bene, comunque Upasana significa questo che hai spiegato te. Quello che hai detto dall'inizio e che lui poi ha spiegato. Without one goal, there is no path. Senza Istadeva, senza essere fissi in un unico obiettivo, in realtà non c'è Upasana. Un termine Upasana vuol dire anche stare vicino. Say the term Upasana da un senso di intimità. Being close. Right. This is giusto. It gives a sense of sì, giusto. Dammi le benedizioni. This test coming that your difficulties come to check are you close or not. E poi vengono dei test, delle prove per vedere quanto tu sei vicino oppure no, quanto sei intimo oppure no. Sometimes we will so much attached in material world, we lose our goal. Qualche volta ci attacchiamo così tanto con il mondo materiale che perdiamo il nostro obiettivo. Real Rasik Bhakta will not deviate. Mentre i veri Rasika Bhakta non deviano mai. You will fix always in all difficulty one goal. Loro, nonostante possano attraversare tantissime difficoltà, saranno sempre fissi nel loro obiettivo. He don't know anyone than him. Non conoscono niente, nessuno all'infuori della loro Istadeva. Don't want to close other place for begging and praying. He only want to fix himself there. Don't want to close. No want to be second Upasana, no. One for place. Non one point. Non hanno degli obiettivi secondari. Non hanno nessun tipo di altro a fare oltre che al Upasana della propria Istadeva. We don't want to be close with others. Non vogliono essere intimi, vicini, essere coinvolti in altre circostanze che non riguardano l'obiettivo. Yeah. Actually, is there? We can close Second question. La seconda domanda. No. Un'altra domanda. Other question. Not only Italian devotees. If anyone has any question. Vabbè, se nessuno fa domande lo faccio io, insomma, però sarebbe da non monopolizzare questo spazio, sarebbe che anche gli altri fanno domande. Comunque, vabbè, chiedo io. Però che qualcuno si prepari per la domanda successiva.
dopo vado a vedere la Iaso si prenota dopo. No, allora che parli lui adesso, perché l'altra no, volta perché deve guardare un verso. Devo guardare la Bhagavad Gita. Ah, ok, ok. Io volevo chiedere, mi senti Cheridara? Sì. Mi senti Cheridara? Vai. Sì, vai. Allora, sento. Gurudeva dice spesso che il ferro si taglia con il ferro, no? Vorrei sapere se lui può espandere questo concetto di più. So Gurudev, you say often that iron you can only cut with iron. So if you could little, what is the meaning behind this? If you could little elaborate. You often say iron you can only cut with iron. You cannot cut with butter and any other thing. So why often you say this? What, in which context? Can you elaborate a little bit this meaning? I don't remember. Dice non mi ricordo quando ho detto quando ho detto queste cose. Dice mi è venuto in qualche trance, meditazione mentre parlo, ma non è che mi ricordo bene quando l'ho detto. Ok, non vuole rispondere. Maybe no, I understand. I say my material desire is very like iron. Forse l'ho detto in questo contesto che i miei desideri materiali sono duri come il ferro. How I can cut ours self from this desire? Is it too heavy? E come possiamo distaccare noi stessi da questi desideri? Come possiamo distaccarci? È troppo difficile. Because so many lives, so from we practice only to be in material. Satisfying my senses and body. Perché dall'inizio della mia esistenza così tante vite che l'unica cosa che ho fatto è quella di soddisfare il mio corpo materiale, i miei sensi. And it become like an iron. E quindi questo attaccamento che poi ho creato dal risultato di voler soddisfare questi sensi è diventato duro come il ferro. It's not easy, it's strong. È fortissimo, durissimo. How to bring out myself from this design? E come posso uscire quindi da questi desideri, dall'intenzione di soddisfare sempre questi desideri materiali? So I say we can cut iron from the iron. Quindi ecco perché dico che possiamo tagliare il ferro solo con il ferro. So you have to make a spiritual desire also like a very deep, like a strong iron. Quindi così come abbiamo reso i desideri materiali fortissimi, allo stesso modo anche i desideri spirituali dobbiamo coltivarli in un modo molto profondo, devono essere molto forti. If not, I may condense my spiritual desire, then it's like a butter, wood, soft. Se io i miei desideri spirituali non li condenso, ovvero non li faccio spessi, forti, ma li lascio soltanto molto in superficie, morbidi come il burro, allora non funziona. Non posso tagliare quello che è il desiderio materiale, che in realtà è diventato molto molto forte molto spesso. How I can come out from the material desire? Come posso uscire dai desideri materiali? I don't know. Adesso sono diventati come il ferro. So when this condense and my increasement of love and intensity is high with yesterday. Quindi quando l'intensità dell'amore, della relazione che ho con l'Istadeva si incrementa sempre di più e raggiunge uno stadio molto avanzato. Why I give example of Sanat?
allora potrò tagliare il ferro dei desideri materiali. Perché ho fatto l'esempio di Sanatani? Because our intense love for Gopal, madness for Gopal. Perché il suo intenso amore per Gopal, la sua pazzia spirituale per Gopal, la sua credenza per Gopal, la sua fede. He's very strong, very like iron. È molto forte, così come il ferro. Light or not. This is Istanista. Confirm faith is no divergence. E quando uno si trova in questo stadio, allora si trova nello stadio dell'istanista, che è la completa fede che non trema, non devia mai. Right. Then everything is easy to detach from material world. You can cut iron through the iron. If it's a soft wooden or with the bazaar will be never go down become material. Quindi soltanto quando avrò raggiunto questo stato in cui il mio stadio spirituale, la mia pratica spirituale così forte come il ferro, allora questa potrà tagliare il ferro dei desideri materiali. Se però la mia pratica spirituale è come il legno o come il burro, qualsiasi altro materiale che comunque è inferiore rispetto al ferro, allora naturalmente non può tagliare il ferro, non sarà così forte da poterlo fare. And what is upasana? E che cos'è upasana? To be close with your goal. Essere intimo ed essere vicino al nostro obiettivo, alla propria istadeva. That person who close is every activity is a person. Quella persona che si trova vicino alla propria istadeva, le attività di quelle persone sono sempre in upasana. Sleeping, eating, working, office going, computer sitting, what he do is a upasana. Quando dorme, quando riposa, quando va all'ufficio, qualsiasi cosa che fa 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, le fa nella meditazione dell'upasana. Material desire is over. Non ci sono più desideri materiali, lui l'ha tagliati. One example is sitting in my front. Un esempio ce l'abbiamo proprio qui ed è seduto davanti a me. He can earn more money. Lui può guadagnare tanti più soldi. But he 2 days working 12 hours. 2 days working 12 hours only for 400 euro and he's very happy. Mentre in realtà lavora soltanto per 2 giorni. Per 12 ore in tutto guadagna 400 euro al mese ed è felicissimo. To maintain himself. Giusto per mantenere se stesso. Because he don't need much. Perché he's all cut desires. Perché ha tagliato i desideri materiali e quindi non ha bisogno di molto. You see this? Potete vederlo anche voi. So, is it free? Quindi è libero. What is coming? Only feeling from his works, and that feeling he is living. Quali sono i desideri che vengono da dentro? Soltanto i desideri per esprimere i propri sentimenti con le parole, perché questo devoto fa delle poesie, e vivere in queste meditazioni, in queste parole. What you will say to them? Mahatma. Quindi come si può definire un tale devoto? Mahatma. Mahanatma. It's impossible to find normal beings. They are rare. Un devoto tale è molto raro, non è ordinario.
the third island from the your island, intense great, divine great. E questo ferro spirituale è il la nostra bramosia spirituale, il nostro desiderio spirituale, che può essere così forte da tagliare il ferro dei desideri materiali. Sì, no. Very clear. Thank you, Gurudev. Posso farti una domanda? No, te no, scusa. Ah, va bene. Allora aspetto la prossima vita. Vediamo far vedere il devoto che Guru deve stare a scrivere. Il suo nome è formato in Radha Kripa Kataksha. Because Shiva give only Radha Kripa Kataksha for the Bhakta. Perché Shiva è colui che dà la Radha Kripa Kataksha per il Bhakta. That's the beauty of Shiva. Jai. Questa è la bellezza di Shiva. Mati. Che ci dà questa misericordia. Yeah. Ed è uno scrittore, è un grande poeta che fa delle poesie sui lira di Radharani bellissime. Poi magari is not that he is not capable. Non è che lui non è capace. But he is not desire. Però he has no desire now. Non è che non è capace di fare tante cose del mondo materiale, guadagnare molto e quant'altro. È molto capace, ma non ha desiderio. 24/7 he is in Upasana. Perché 24 ore al giorno, tutti i giorni lui è nell'Upasana ed è felice soltanto in quello. Right or not? Thank you. I'm very fortunate to meet you. Gurudev dice: sono molto fortunato che ti ho incontrato. You work 6 months to come Vrindavan. Che tu lavori per 6 mesi l'anno per risparmiare per poi venire a Vrindavana. This desire make him to work extra to bring Vrindavan. Il desiderio di venire a Vrindavana in realtà l'ha fatto lavorare di più. This working is also Upasana. Quindi anche quel lavoro che uno fa avendo un certo tipo di obiettivo come quello di venire a Vrindavana, anche Upasana. Yashodananda, one question. Yeah. Vai, Yaso. Vai. Okay. Allora, in Bhagavad Gita, second chapter, text 54, Arjuna said, what are the symptoms of one whose consciousness is merged in transcendence? How does he speak? What is his language? How does he sit? And how does he walk? What is the meaning of sit? How does he sit? Because I have read 3 Bhagavad Gitas. In 3 Bhagavad Gitas, Narayan Maharaj, Bhakti Rakshaka Sridhar Maharaj, and Bhaktivedanta Swami Prabhupada, but I don't find many explanation about this sitting of the realized soul. Thank you very much. Dandavat Gurudev. I don't understand.
He's saying that there is this verse in Bhagavad Gita. Can you take? Perdona la capoccia, potresti ripetere il verso, il capitolo, il verso? Te lo che ci abbiamo anche la Bhagavad Gita Gurde vuole leggerla. No, dimmi, c'ho la Bhagavad Gita sotto mano. Ah, dimmi, okay. Il capitolo. Capitolo 2, verso 54, quando dice come l'anima realizzata si siede, quel significato particolare. The verse is, Arjuna said, O Krishna, what are the symptoms of one whose consciousness is thus merged in transcendence? How does he speak? And what is his language? Right. How does he sit? And how does he walk? So he said that he read three different Bhagavad Gita, Yashodananda, and he never found an explanation for how does he sit, such a devotee. Really, if you read that item. Purport. Mm-hmm. As there are symptoms for each and every man in terms of his particular situation, similarly, one who is Krishna conscious has his particular nature, talking, walking, thinking, feeling, etc. As a rich man has his symptoms by which he is known as a rich man, as a diseased man has his symptoms by which he is known as diseased, or as a learned man has his symptoms, so a man in transcendental consciousness of Krishna has specific symptoms in various dealings. Yeah. One can know his specific symptoms from the Bhagavad Gita. Most important is how the man in Krishna consciousness speaks. For speech is the most important quality of any man. It is said that a fool is undiscovered as long as he does not speak. And certainly, a well-dressed fool cannot be identified unless he speaks. But as soon as he speaks, he reveals himself at once. The immediate symptom of a Krishna conscious man is that he speaks only of Krishna and of matters relating to him. Other symptoms then automatically follow, as stated below. The question of Yashodananda was, how one such a devotee who is merged in transcendence, his consciousness is merged in transcendence, how does he sit and how does he walk? This is interesting. Because he doesn't explain here. You know, he's working. Does the better. Right, you don't know. How I give you example? Adesso vi do un esempio. Where you feel close, Vinod Baba, Pran Krishna Das Babaji. Who would they feel more close? Do you know him well? Conosci Vinod Baba e Pran Krishna Das Babaji? Or to Mahanidhi Swami? Oppure Mahanidhi Swami? Anyone is close? Sei vicino a qualcuna di queste personalità? Li conosci?
Io conosco il Beva. I know you, he say. No, I not live, I'm not like that. Dice, io non sono come loro. But I say you, però, how they talk. Se tu ce l'hai, li conosci, guarda come parlano. When they will talk, they are connected with Isvadeva. Quando loro parlano, allora puoi capire che loro sono connessi con la loro Istadeva. They are connected with the name. Sono connessi con il nome. They are connected to feel every living being that they are higher than me. Loro their behavior, you see. Loro sono connessi in un modo tale con la Istadeva che sentono che qualsiasi entità vivente è più elevata di loro stessi. They are very elevated. Loro sono molto elevati. But they will show that they are very humble and they are, you are more higher than them. Però sono molto umili e quindi mostreranno sempre che chi è di fronte a loro in realtà è più elevato di loro. And they will talk only one subject. E loro parlano soltanto di un argomento. They never deviate from the subject. Non deviano mai da quell'argomento. So where they are sitting. Quindi dove sono seduti? Sitting means living. Essere seduto significa che vive. Sitting in their spiritual identification with connection with Istadeva. Loro sono seduti nella loro identificazione spirituale, nella loro forma spirituale relazionata con l'Istadeva. Don't see the physical body where sitting. Non devi vedere dove è seduto il corpo materiale. See that is spiritual. Means beyond the material is spiritual. Devi vedere che sono seduti, ovvero situati, in ciò che è oltre il corpo materiale. They are not deviating their sitting, you know? Non si spostano mai, non cambiano mai il luogo in cui sono seduti per altri argomenti, per altre cose. Material I think physically and spiritual I see beyond physically. Materiale significa vedere soltanto ciò che è fisico del corpo e spirituale significa vedere ciò che è oltre il corpo. So the book is there. Book, can you give? Why you came here? I explain you the what is there. Read. Now you listen. You will know. Arjuna said. Ah. Of one whose consciousness is thus merged in transcendence. Yeah. He's asking questions. Yes. Yeah, my ask question. Answer. Prabhupada is giving. Listen. How does he speak? How he speak? First is the speaking. How you can know the person when he speaks? Come possiamo conoscere una persona, identificare la natura di una persona attraverso il linguaggio? He is speaking from bodily consciousness. Possiamo capire che quella persona sta parlando dalla sua identificazione, dalla sua piattaforma materiale del corpo. And of divine consciousness. Oppure dalla coscienza spirituale divina. From his mind or from heart. Lui sta parlando dalla sua mente oppure dal suo cuore. By the words you can understand. Da ciò che dice, dalle sue parole, allora lo possiamo capire. If you know the spiritual meaning, what is the spiritual? It connected divinely. Is a very it gives you feeling what touch your heart is divine. Se noi siamo a conoscenza di ciò che è divino, di ciò che è spirituale, allora possiamo capire anche quello che riceviamo da una persona
da quel sadhu, da quale piattaforma proviene. Se tocca il nostro cuore, allora significa che sta parlando da una piattaforma divina. So, read. How does he speak? Oh, he speak. From where is he speaking? Da quale piattaforma parla? Again. And what is his language? What language he is talking? The way of talking. Language. Yeah, way of talking. Where my mind and heart is there, I will talk that. Qual è il suo linguaggio nel verso? Cioè Arjuna chiede a Krishna. Il Gurudev dice sì, è il modo. A seconda della piattaforma da cui parlo, allora le mie parole avranno un certo tipo di vibrazione. One is a positive language. Uno è il linguaggio positivo. And one is negative language. E un altro è il linguaggio negativo. Positive means is spiritual language. Positivo significa linguaggio spirituale. And one is tale è il linguaggio, quello negativo è il linguaggio materiale. So where I am, I will talk that language. Quindi a seconda di dov'è la mia coscienza, in modo tale parlo poi fuori, esteriorizzo. So the language person is known where how much deep he is. Quindi attraverso il linguaggio possiamo conoscere quella persona, possiamo sapere di quanto essa sia profonda. Right? Second. Yeah. How does he sit? How does he sit? Where is sitting? Arjuna poi chiede come è seduto, come si siede? E Gurudev spiega. Is it spiritually dove è seduto? And fixed there or not? Lui è jumping there. Lui è situato, è fisso, è seduto nella sua coscienza spirituale oppure no? Salta. I sit, but I'm jumping. Se io mi metto seduto. Here, doing 2 minutes here, pendulum. Monkey mind. Or I'm sitting, but when I will jump for other thinking, it's not in my control. And one is sitting. He don't want to move from it. C'è un tipo di devoto che prova a mettersi seduto, si siede, però dopo un po' non ce la fa e inizia a saltare a destra e a sinistra. Mentre un altro tipo di devoto si siede e rimane fisso lì nel luogo in cui è seduto. Any circumstances cannot shake me. Al secondo, a quello che rimane seduto, qualsiasi tipo di circostanza non lo potrà disturbare. That is sitting. Quello è il vero significato di essere seduto. And in a Vedic knowledge, that's the asthayi bhava. E nella conoscenza vedica, questo stadio viene definito come sthayi bhava. Like my son, mama Sanatani, I will collect money to pay 100,000 euro. Only change from Gopal to any other sister there. Impossible for her. Così come mamma Sanatani, se io faccio una colletta. Che Rambhakta become. Di Rambhakta. Se io colletto 100.000 euro e gliele offro, gli dico Sanatani, ti do 100.000 euro e diventa una Rambhakta, lei rifiuterà. I believe she is so fixed that she cannot move. Perché lei è seduta così centrata che non, mama? Si muove, che non si smuove da dove è seduta. Mamma! Caderà! 100,000 euro! I will collect. 100.000, qui qualcuno offre 200, 300.000. Can you become Rambhakta?
Puoi diventare una rambacta? Forever or Passo per le... No! Like a ball, but a rambacta. Right? Non puoi diventare una rambacta se ti do questi soldi, questi 100.000 euro? Ce lo, lo no. diventi? Perché? Why? Digli di sì, poi fai come ti pare. You think so fix the thing no matter more. This is the my dear. Questo è il significato di essere seduti. Understand? È chiaro? This is prema. Sì, non solo è chiaro, ma è stata una spiegazione meravigliosa. Grazie. So not only clear, but it was beautiful explanation. Thank you. You, I don't know much, but you inspire. So I the sitting. How meaning of the meaning of sitting? Grazie a te. In realtà io non so tante cose. Sei tu che mi ispiri. Adesso ho ricevuto questa ispirazione di cosa significa essere seduti. Vabbè, prendiamo anche questa, però insomma, rate, grazie. Era che poi hai, se glielo vuoi dire, Shidara, in qualche modo questa è la dimostrazione che quando una persona è realizzata, le spiegazioni che escono fuori sono semplici, perché è stato molto semplice da capire. Grazie, rate. It was very simple to understand. So this is the meaning that when someone is realized in that subject and is explaining, then who is the listener, he can understand very easily. It becomes very simple. So thank you. Thank you. Your mercy that the explanation come to me. In realtà è tutta la tua misericordia, grazie alla tua misericordia. Questa spiegazione è venuta attraverso di me. Vabbè, rate. Grazie a te. Dai, posso chiedere una cosa io? Sono Suman. Sì, mica decido io. Vai. Allora, dipende, seguire l'etichetta Vaisnava, quanto è importante per il nostro avanzamento spirituale? Suman is asking to follow the Vaisnava etiquette. How this is important for our spiritual progress, to follow the Vaisnava etiquette. Etiquette means? Etichetta cosa significa? Come comportarsi come un Vaisnava, questo intendo, le regole, insomma, le... Like a behavior, Vaisnava behavior, following certain type of ruling with the Vaisnavas, how to behave correctly, this kind actually, of things. Actually, yeah. Rule is for place and circumstance. In realtà, ogni regola deve essere applicata ad un specifico luogo e specifica circostanza. Like I give example. Come ad esempio, in Ekadasi. Quando c'è Ekadasi. Europe, Prabhupada give different. You can eat this. Standard. Different standard. Prabhupada ha dato delle istruzioni, ha imposto delle regole di seguire, che digiuno seguire durante il giorno di Ekadasi agli occidentali, in un modo tale che loro lo potessero seguire, diverso da magari da altri. Ma più tanto Vrindava, as place change, here is different circumstances. What you are eating in Europe, you cannot eat here. Perché poi quando viene a Vrindavana, nei templi, il prasciada non è uguale a quello che mangiano i devoti dell'ISKCON, che comunque seguono quello che gli ha detto Prabhupada. Il luogo cambia e quindi anche queste regole cambiano, sono cambiate. So, actually the rule for the Vaisnava
Mahatma Gandhi is very nice. Vaishnav janto jene kahiye je pir parai jane. Qual è la regola più importante da seguire per il Vaishnava? L'ha spiegato Gandhi. You say the Vaishnava who can feel the Vaishnava è colui che può sentire la difficoltà degli altri. If you cannot feel the difficulty and pain of Sri Priya, you are not Vaishnava. Riferendosi a Kishori, che è la madre, se tu non puoi sentire il dolore, le difficoltà che prova Sri Priya, tuo figlio, allora tu non sei una Vaishnava. If you not feel the desire, fulfill of desire of your husband, you are not wise. Se tu non riesci a soddisfare, a sentire quali sono i desideri di tuo marito e a compiacerlo, allora non sei una Vaishnava. If I not practice in my day-to-day life relation, se io non pratico nella mia vita di ogni giorno la relazione, Vatsalya, motherly love and conjugal love, how I can give to the Radharani? Come ad esempio l'amore materno e l'amore coniugale per una donna di famiglia. Se io non pratico in un modo Vaishnava col mio comportamento ogni giorno nelle mie relazioni quotidiane, il modello, il comportamento Vaishnava, come potrò mai relazionarmi, offrire queste relazioni poi a Radharani? How you can serve this to any spiritual way? Come possiamo servire in un modo spirituale? Material life is a practical room. To learn this, to practice in a spiritual life. La vita materiale, le circostanze materiali, le relazioni che abbiamo qui su questo mondo fisiche sono la scuola per poter poi imparare ciò che sono le relazioni eterne, spirituali. Solve the difficulties of others. This is Vaishnava. Il Vaishnava è colui che cerca di risolvere le difficoltà degli altri. And not give the pain. Ed è colui che non dà. Not difficulty, then no pain. È colui che non rega mai dolore agli altri e che non mette mai in difficoltà gli altri. Your any behavior not painful for any other one. This is Vaishnava. Vaishnava è colui che con il suo comportamento non reca mai dolore agli altri. And fixed with the Ishtadev. E che è fisso con la sua Ishtadeva. And what is Gurudev? When you fix in Ishtadev, then navigator can work. Quando uno poi si fissa con la propria Ishtadeva, allora il navigatore, che è il guru, potrà realmente fare il suo lavoro. Shortest route and easiest way. Come questa bussola. If there is no Ishtadeva, navigator will not work. Se uno non ha chi, allora il guru non lo può aiutare. The navigator non funziona. Is not my goal. Quindi il navigatore, il guru, non è il mio obiettivo. Goal is my Ishtadeva. L'obiettivo è la mia Ishtadeva. My Radha Govinda is my goal. I miei Radha Govinda sono il mio obiettivo. And Radha Govinda is not in the altar form. E Radha Govinda non sono quelli che vedi soltanto lì nell'altare, quelle divinità. But if you start loving and connection there, he will be give you more love and relation to develop this everywhere. Jit de kon tit shamai. Where I see only you, Radha Govinda. Quello può essere il punto iniziale con cui uno si relaziona, ma poi relazionandosi sempre di più ed incrementando la relazione, loro poi ci danno la visione per cui possiamo vederli in qualsiasi luogo, non soltanto lì sull'altare. And search your service and do that. Ricerca il tuo servizio e fallo. This is in
our hand how to search service for that. Questo è nelle nostre mani, come ricercare il servizio per fare servizio, per relazionarci, how to make happy fare to servizio. You. I do only to happy, make happy to you. Come, per come renderli felici, per fare ogni cosa soltanto per compiacerli, creare il servizio, le circostanze per renderli felici. For me, no mistaken that any living being feel pain. E da me non deve nascere nessun tipo di comportamento sbagliato, nessun tipo di comportamento sbagliato che può portare del dolore ad altri esseri viventi. Right? Giusto? Yes. And other rule and regulation is created by humans. E le altre regole e regolazioni, regolamenti sono create dall'uomo. There's no meaning for them. Non hanno lo stesso tipo di significato e di importanza. As well, place and circumstances. E queste vanno, quella che ho spiegato prima è la regola universale, e le altre regole vanno applicate a tempo, luogo e circostanza. Right. È giusto oppure no? Ramananda. Sì, yes. Ramananda. Yes, Gurudev. Yeah. This is the circumstance. As per this circumstance, this is queste sono le circostanze, quindi a seconda delle circostanze uno le può applicare. Only thing if you can keep it, this is the Radha Krishna, Radha Mohan. Una regola, qui nel japa, la pallina che è all'inizio, che è fuori dal serpente, diciamo, raffigura Radha Mohan. This is center point. La parte centrale. There is no difference between that Ishtadev and spiritually this point. Dobbiamo vedere che non c'è differenza a livello spirituale tra l'Ishtadeva, tra Radha Mohan e questo pallino proprio specifico. So if you want to give love to him, this is the way of giving love. Quindi se vogliamo servirli con amore, questo è il modo, questa è la via per poterlo fare. How to keep pure to this? È come tenere sempre puro il japa. Because these are all gopis and sakis and manjaris are there. Al centro ci sono Radha Mohan e tutte le altre palline raffigurano le gopi, sakhi, manjari. You open the soup and from that way you cannot touch the japa. Se ti tocchi le scarpe, poi non è che puoi mettere la mano nel japa. Questa regola è molto importante. You eat and you can touch the japa is not possible. Non è possibile mangiare e con le mani ancora sporche poi andare a toccare il japa. You touch the Gurudev's feet and japa has to be distant. You cannot do this. He is not higher than Gurudev lotus feet. Non si... This is higher because Gurudev is also worshipping this. This has to be very distant. Toccato i piedi di loto del guru, perché non è che il guru è più elevato del japa, anche il guru fa l'adorazione al japa, quindi questa è una regola molto importante che si deve sempre venerare, sempre dare molta molta importanza alla purezza del japa. Navigator is not a goal. Goal is higher than navigator. Il navigatore non è l'obiettivo, l'obiettivo è più elevato del navigatore. But I love navigator because I don't know the way. So without navigator, I cannot go on further.
però amo comunque sia il navigatore, perché non conosco come arrivare all'obiettivo, anche se in qualche modo l'ho centrato, quindi ho bisogno di chi mi mostra la via per raggiungere l'obiettivo. I no reach to my Istadeva, I fix it. Io l'ho fissata, quella è la mia Istadeva, ho centrato, so dove voglio andare, però non so come andarci. And then how to love him and serve him. It's also navigator within. Non so come amarli, non so come servirli. Questo è quello che imparo dal navigatore. Il navigatore è il guru che mi mostra come fare. That is divine connection of navigator to show inner sadhana, inside the sadhana. Only I know reach to Istadeva. Now what I have to do, what is my prayojan, what is how to be loving with my Istadeva. That is my prayer. Perché il navigatore, il guru, ha quella connessione divina tale che ci manifesta, ci istruisce a riguardo del nostro sadhana interiore, del nostro sadhana interno, che mi può permettere di servirli ed amarli. In Sanskrit they say prem prayojan. Che mi mostra il prayojan, l'obiettivo. Nel sanscrito questo viene definito prem prayojan. That is new for me. E questo prem prayojan per me, che sono all'inizio, è una cosa nuova. I need our feeling for that. Per poterlo comprendere, per potermici avvicinare, ho bisogno di bhav, di sentimenti. And how to double up is a mercy of navigator. E questo bhav si può incrementare, può nascere, si può incrementare soltanto attraverso la misericordia del guru. È lui che ci può mostrare la via. Without talking. Non ha neanche bisogno di parlare per farlo. Is a chat guru. Inside sitting. Perché lui. Step by step. As by my consciousness, he guides me. E partendo, venendoci incontro. E quindi prendendoci da qualsiasi piattaforma, da qualsiasi coscienza in cui noi ci troviamo, ognuno si trova in una differente, passo dopo passo ci fa progredire. Clear, Suman? È chiaro, Suman? Yes, we love you, Gurudev. I love you too. Shidar, se non c'è nessun altro, sì. Una domanda. Scusa, Madhuria, scusa, solo un attimo. Non è una domanda, volevo chiedere a Shidar solo di ripetere, perché credo che non si sia capito. Che in questa connessione tutti possono fare le domande, non solo gli italiani. Basta, solo questo volevo dire. Sì. One thing Ramananda wants to say, that this class, this sharing, whatever, as we are doing, is not just for the Italian devotees, is not that only Italian devotees can make the questions. Don't feel like that is a kind of thing just for Italian devotees. It's just idea of the Italian devotees, but is for all, as always. So if anyone has any question, please make it. Ho capito, solo i ternani, va bene. Allora ho una domanda, anzi due domande sull'Istadeva. Puoi tradurre a pezzettini? La puoi fare solo una volta. Ok, vabbè. Comincio con la prima.
qualche tempo fa Gurudeva ha detto che è più semplice che un devoto abbia la stessa istadeva del suo guru. Traduci intanto questo. Sometime before you say that for a devotee is more easy to have same istadeva as the Gurudev has. Molto facile. Perché se io non ho l'istadeva, ancora non mi sono centrato, è più facile che pratico con lui e mi centro in quella che è lui. Lui racconta spesso che quando era davanti a Radha Govinda con Radha Krishna Baba, il suo Gurudeva, e ha risposto dicendo che lui vedeva, che gli chiedeva come vedi, cosa vedi, e lui ha risposto: vedo Radha Mohan, giusto? Perché ce l'aveva messaggio l'istadeva Gurudeva. Comunque, he's asking, she's asking that. No, la domanda non è finita. Non è finita la allora domanda. Finisci la domanda, vai. Ok, allora la domanda era questa. Sì, ok, quindi la domanda era questa. Se, non so, se non sbaglio, ogni istadeva ha un mood, dei sentimenti, un modo di essere in cui bisogna servirla diverso, no? Non so, Radha Mohan ha un mood, un modo in cui va servita, diverso da Radha Govinda, però essendo Gurudeva attaccato a Radha Mohan, quindi lui non vedeva differenza fra Radha Mohan e Radha Govinda. E poi l'altra domanda che volevo fare è sempre riguardo all'istadeva, quindi significa che anche gli aspiranti devoti radadasi devono o cercano di mettersi nello stesso mood della propria istadeva. Non so, è chiara la domanda? Sono due un po' simili, ma sì, la prima sì, la seconda no, non ti seguo. Che vuoi dire nello stesso mood della vita? Nel senso che, no, dicendo, quindi c'è un mood, se c'è un mood diverso, un modo di servire, dei sentimenti diversi da un'istadeva a un'altra, allora anche se io servo Radha Mohan e un altro Vaishnava serve Radha Govinda o Radha Damodar o chi, vuol dire che il sentimento è diverso dal momento che ogni istadeva, cioè cos'è che differenzia Radha Mohan da Radha Govinda? Poi tu, se la tua istadeva è Radha Mohan come Gurudeva, poi vedi in tutti, vedi Radha Mohan quando sei a un livello elevato. È più chiaro adesso o no? Chiarissimo, dato che sei l'inglese, fagliela te così ti spieghi bene te in inglese. Speriamo. Vai. Gurudev, I want to to know from you if each istadeva has a different feelings, different mood. For instance, and also a different way to be served. So, if your istadeva, as in your case, as in our many, in the case of many of your disciples, is Radha Mohan, the feelings is according also the feeling of that istadeva. That are different from other, like Radha Govinda. It's clear or not? You are right. Hai ragione. First we have to fix one name. Per primo dobbiamo centrarci con un nome.
and one form. Ed una forma. Right? Giusto? There are two. One is the lover, beloved and lover. Ci sono due forme. Una è quella dell'amante e una è quella dell'amato. Lover is there, but beloved is not there. Beloved. Beloved is a devotion. Beloved is a devotee who is in devotion with Ishvara. L'amato è il devoto che è in devozione, in amore con la propria Ishvara. Beloved is devotee, is devotion. In which relation I devote to you? In quale relazione il devoto si relaziona con la propria Ishvara? I see you as a Krishna and Radha. Io vedo la mia Ishvara come Krishna, che prima c'è Krishna e poi Radha. I see you Radha's Krishna. Oppure vedo che Krishna è soltanto di Radharani. I see you in my dasi bhav. Ti vedo, vedo la Ishvara nel mood, nel bhav di essere una servitrice. And I see you like a friend to you. Oppure li vedo, li sento come che io sia un amico. I see like a son to you. It's a different feeling. Oppure lo vedo come figlio. Ci sono molti diversi tipi di sentimenti. I see you in Gopi Bhav. Li vedo nel Gopi Bhav, dal Gopi Bhav. Then Gopi Bhav means Krishna only. Gopi only think for Krishna. Se sono soltanto nel Gopi Bhav, allora avrà più importanza Krishna, perché l'obiettivo delle Gopi è Krishna, non Radha. I never forget Krishna. E quindi non mi dimentico mai di Krishna. I want to be only to think Krishna and to devote with Krishna. Mi voglio dare, voglio essere devota soltanto a Krishna, voglio pensare soltanto a Krishna. Manjuri Bhava means I want to be Radha's only. Mentre se sono nel Manjari Bhava, allora vorrò essere soltanto una piccola servitrice di Radhika. Because I care when he comes to you because he's your lover. E io mi prendo anche cura di lui soltanto perché lui è il tuo amante. One is Sakhi Bhav. E c'è un altro che è il Sakhi Bhav. I make you friend. But when I will get the chance, I will also try to meet you. Il Sakhi Bhav rendo Radharani una mia amica, però se devo fare del servizio, se devo anche giuire con Krishna, allora lo faccio. Because I'm very close with Krishna and I want to be with Krishna. Perché sono vicino anche a Krishna. He's only spiritual. È tutto spirituale. But who will navigate you? Who will navigate you? Navigator will navigate you. What is best for you? Quindi tutto ciò è spirituale, tutto ciò è perfetto, è soddisfacente, cioè non è, va tutto bene, però se io non sono centrato, allora come posso centrarmi? Ci sono tutti questi differenti tipi di base, è il navigatore, il guru, allora che ci mostra qual è la via, come possiamo relazionarci, qual è il nostro bhav. When you will close to him, share your feeling, then he will navigate. If not, then why he will bother? Vediamo quali sono i nostri sentimenti, ci confrontiamo. Allora lui ci potrà navigare. Se però io non lo faccio, allora perché lui dovrà mostrarci la via? Se io non rivelo quali sono i miei sentimenti. You said to Google to give me any navigator, you have to write down first.
then you will get the answer. Qualsiasi navigatore prendete, come ad esempio se entrate su internet, mettete la pagina di Google, non è che Google va, sa dove deve andare se voi prima non lo scrivete. Per prima cosa dovete scrivere quello che pensate e poi Google vi indirizza. If you don't need, why navigator will bother for you? Però se io non ne ho bisogno, allora perché il navigatore si deve fare per me? Right? But then only is there not, then my relation start moving, and this relation navigator can explain you as per your behavior and your desire. Quindi rivelando i miei sentimenti, aprendomi con il guru, con il navigatore, allora lui poi potrà saldare, incrementare quella che è la nostra relazione con la Ishtadeva, ci può guidare su come avanzare in quei sentimenti. And what he will navigate you, what he is practicing. E in quale direzione ci può navigare? In quella direzione che lui stesso pratica. Right? Giusto? Yes. Molto facile. I think she was like, in any situation, she was wondering the difference, just like if it's Radha Govinda or Radha Moha, it's always Radha and Krishna, no? But there is a difference. My bow is main thing. Radha Moha. And Radha Govinda is one fixation with the Ishtadev. How I want to relate? It's beloved, not lover business. Gurudev, perché adesso la Sarila sta cercando di riproporre la tua domanda dicendo credo che Madhurya Rasa stava chiedendo quali sono le differenze tra le varie Ishtadeve, cioè varie forme, Radha Mohan, Radha Govinda, c'è una differenza nel sentimento. E Gurudev ha detto che in realtà la cosa più importante che dobbiamo capire, su cui ci dobbiamo centrare, è come io vedo la mia Ishtadeva all'inizio, cioè che sia Radha Mohan oppure Radha Govinda, per dire, come io li vedo, come sento Radharani e Krishna, qual è la mia posizione, in quale modo mi voglio relazionare. È questo che devo capire. Radha's Mohan, a Mohan Radha, Mohan Saradhika. Io li vedo che Mohan è di Radharani, oppure che Radharani è di Mohan, oppure che Mohan è il mio. Qual è il mio bhav, il mio sentimento? Radha's Mohan is different. Il Mohan di Radha è un tipo di bhav. And Mohan's Radhika is a different bhav. E il Mohan di Radhika è... la radica di Mohan è un altro bhava differente. Right. Yeah. Yes, now it's clear. Thank you, Gurudev. Yeah. Oh, what is the primary and what is the secondary? Qual è la nostra priorità? Radharani o Mohan? Per prima cosa dobbiamo capire questo e centrarci su di questo. Qual è il nostro bhava?